arriva il piazzato sulla riga laterale da parte di Teresa Ferrara a pareggiare i conti. 11 pari. Mila Montani. E chiude bene il colpo Mila Montani. L'applauso della Vince Arena. Il grande attacco 12-11. Arriva Mila Montani a mettere a segno in una zona di conflitto in difesa questo pallone, 13-11. Si entra nelle fasi centrali del secondo set. Il pallone trova il campo, è un grande ace, gran momento per Mila Montani, autrice di 3 punti consecutivi. Il tentativo di Laura Partenio finisce fuori misura, è il punto numero 15, 15-11, sono 4 adesso i punti che separano le due coppie. Laura Partenio c'è, 12° punto, 12-15. Il cazzotto arriva a segno, ci prova Chiara Arcangeli a recuperarlo, ma poi riesce a finire a terra. Punteggio adesso 16-12, si cambia campo. L'emozione della Beach Arena, l'applauso. Passa anche questo attacco di Teresa Ferrara, 17-12, chiude il cut shot molto bene sul filo della rete Teresa Ferrara. Laura Partenio mette a segno col 17-13. Sono ancora 4 le lunghezze da recuperare. Grande Mila! Spinge bene questo pallone Mila Montani, grande protagonista in questo secondo set. L'applauso del pubblico di Alba Adriatica per Mila Montani e per le ragazze in campo. Laura Partenio, la regina uscente. 14° punto. Il punto di Teresa Ferrara. Il punto numero 19, 19-14. Teresa Ferrara a 2 punti dalla corona. Vicino, vicino. Grande Mila! Il dink di Mila Montani, grande Mila, dice Teresa Ferrara. Arrivano sul 20-14, signore e signori, la prima palla match, la prima palla che vale il titolo di Regina 2016. Pallone termina out, punto numero 15,
per le ragazze in blu c'è il cambio di campo. Signore e signori, siamo alla seconda palla match. Alziamo le mani, l'applauso della Beach Arena in uno dei momenti cardine di questo pomeriggio. Chiara Arcangeli. E il pallone termina out e arriva la vittoria del duo Teresa Ferrara Mila Montani, ma soprattutto abbiamo una nuova regina. La regina 2016 è Teresa Ferrara! L'applauso della Beach Arena, i complimenti e le congratulazioni da parte della regina uscente Laura Partenio, da parte di Chiara Arcangeli, l'altra pretendente che se l'è giocata a tutta. Ma davvero oggi la coppia in bianco ha chiuso tutti gli spazi, ha dato spettacolo in campo. Teresa Ferrara è la regina 2016, onore alla regina, l'applauso per Teresa Ferrara. Le canotte adesso al pubblico da parte delle ragazze. Le finaliste corrono subito alla tribuna per regalare le canotte. Altro grande momento tradizionale del King Queen of the Beach. Arrivano, attenzione, arriva Mila Montani, la scudiera, la fida scudiera che ha dato il suo contributo. Anche dall'altra parte Chiara Arcangeli e Laura Partenio si preparano al lancio delle proprie canotte. Eccole che arrivano intanto. La regina appena incoronata, appena nominata, appena vittoriosa, consegna la sua canotta. Arriva anche Laura Partenio e Chiara Arcangeli a consegnare la propria canotta. Guardate le mani che si stendono, guardate le mani che si stendono per prendere questa canotta. Forza ragazze, pronti? I maschi intanto si preparano. È come di consueto il piano di Biro.